Ecco quello che succede a Messina quando arrivano le navi dall'Italia. I passeggeri devono sbarcare a Ville a piedi con le valigie, devono percorrere la stazione marittima, devono andare fino alla stazione ferroviaria, percorrere quasi 500 metri per raggiungere i treni che dalla stazione di Messina arrivano. Ecco, tutti con le valigie hanno già percorso il tratto che c'è dalla stazione di Villa San Giovanni alla marittima di Villa San Giovanni. Dopodiché devono prendere i bagagli, caricarli sul traghetto o sulla nave veloce, all'iscafo, quello che è, e da lì poi andare a Messina, dove sbarcano sul molo, e poi dal molo devono andare alla stazione marittima. Dalla stazione marittima percorrono tutto questo lunghissimo binario, che è il binario 1. Ecco, sono arrivati qua al binario 1, entrando dalla stazione marittima di Messina, che è qui. Sono sbarcati da questo catamarano. Devono percorrere tutta questa lunghissimo binario 1 con i bagagli senza scale mobili, senza sistemi di trasporto pedonali, per arrivare poi su questo primo binario, arrivare da qui a prendere un treno che li porterà a Palermo, a Siracusa, lungo questo capolinea, treni che partono da questo capolinea verso tutta la Sicilia. Questa è la situazione delle ferrovie in Sicilia in questo momento. Dei treni che fino a Villa San Giovanni sono treni a lunga percorrenza che vengono da Torino, da Milano. Qui sono costretti i passeggeri a scendere e prendere un treno locale che li porta a destinazione di giorno.